Benvenuti a tutti i nostri utenti al secondo editoriale della Strip. Abbiamo avuto dei problemi un paio di giorni fa per la messa in onda di questo speciale, ma fortunatamente ci siamo riusciti a realizzarlo, quindi torniamo ai fatti di casa nostra. Siamo ormai a 10 giorni dalla scadenza dell'ultimatum dato dal Patreon Bizzarra, nessuna novità all'orizzonte. Se da un lato l'amministrazione continua a dire che garantirà l'iscrizione e le tenterà tutte per non far morire il calcio a Marcianise, dall'altra c'è un presidente che allo stato attuale non ha preso nessuna iniziativa per dare seguito al suo ultimatum. L'unica cosa che si è affrettato a fare è la chiusura delle palestre e lo svuotamento del Progreditur. Quindi possiamo senza ombra di dubbio dire che non sta permettendo ai giocatori di allenarsi al meglio, e questo frangente siamo solidali con loro, perché i giocatori non possono mantenersi in forma e sono bloccati da contratti ancora validi, e la cosa più grave, non possono essere arbitri del loro destino. Dobbiamo sottolineare che non riusciamo a capire le reali intenzioni delle parti in causa. Questa vicenda sta assumendo dei caratteri grotteschi. È possibile che a pochi giorni dall'iscrizione al campionato non sia ancora provveduta al passaggio del titolo, mettendo di fatto in condizione le autorità cittadine di avere piena autonomia e trovare qualche alternativa valida al progetto iniziale che prevedeva come unico presidente Salvatore Bizzarro. I dubbi sono tanti, perché l'ex patron sta prendendo tutto questo tempo, sembra che voglia ostacolare un'eventuale soluzione positiva, perché l'amministrazione non fa passi ufficiali, si espone anche per far capire come stanno le cose ai tifosi marcianisani. È anche plausibile e possibile il discorso che voglia Salvatore Bizzarro di tornare sui suoi passi e riprendere lui il timone del Real Marcianise, che tutto sommato è una sua creatura, partorita circa 6 anni fa, portata fino alla prima divisione. In tutto questo si sta giocando con la passione di una città che sta riponendo le proprie speranze in attori che giocano a carte coperte, senza tenere in considerazione che alla fine verranno, nel bene o nel male, giudicati per quello che si farà. Però insomma, l'amministrazione giustamente fa pressione per far sì che questo incontro avvenga in comune, ci sia questo passaggio di consegne che permetterebbe, come detto prima, loro di avere piena operatività e quindi di andare, quindi di contattare eventuali imprenditori e servire su un piatto d'argento un titolo di prima divisione, che non è poca cosa. Lasciateci dire che siamo veramente stufi di assistere a questi tentennamenti. Adesso bisogna agire ed assumersi le proprie responsabilità. Il tempo stringe e le prime scadenze sono alle porte. Notizia dell'ultima ora, da fonti attendibili sono arrivate in redazione alcune indiscrezioni, cioè la cena che era programmata in serata è stata annullata dal patron. Inoltre il presidente era stato invitato, anzi l'ex presidente è stato invitato proprio ieri nella casa comunale, non si è fatto vivo, quindi insomma ancora altri dubbi e altre incertezze su questo passaggio del titolo sportivo, e non sappiamo veramente a cosa aggrapparci. Queste situazioni succedono solo qui a Marcianise. Siamo tutti quanti testimoni di vari passaggi di proprietà da tante squadre di prima divisione, ma mai abbiamo assistito a delle marachelle, a delle piccole sceneggiate come stanno avvenendo nella nostra città. Insomma, da un lato c'è un presidente che ha affermato ai 4:20 che voleva andare via, anche nel fatidico venerdì, dove si sono visti autorità cittadine e proprietà, lui in compagnia con un rappresentante della Lega e con un avvocato aveva comunque ribadito l'intenzione di lasciare la guida del Real Marcianise, ma ad oggi, che sono passati 12-13 giorni, non si è ancora ratificato questo passaggio di titolo sportivo, che è la cosa più preoccupante, visto che fra una decina di giorni ci sta una scadenza fondamentale per il proseguio della vita giallo-verde, ovvero l'iscrizione al campionato. Siamo un po' tutti sulle spine, perché non sappiamo le reali intenzioni del presidente
bizzarro, non sappiamo cosa lui voglia veramente fare del Real Marcianise. Anche i giocatori sono tutti quanti in stand by, attendono con ansia un invito, un accenno da parte della proprietà per gestire un po' il loro destino, così come si deve gestire il destino del Real Marcianise. Ormai non abbiamo più parole, i tifosi che giornalmente navigano sul nostro sito sono nauseati e frustrati da tutte queste incertezze. Nella vita bisogna essere principalmente uomini, tutto il resto viene in secondo piano. Finisce qua il nostro secondo editoriale, ci risentiremo la settimana prossima, speriamo di darvi delle notizie un po' più confortanti, e comunque vada, noi siamo fieri di essere principalmente marcianisani e di avere allo stato attuale una squadra in prima divisione. Arrivederci.